Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed e se desideri contenuti esclusivi passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 24esimo episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke. Prima di iniziare ragazzi vi chiedo di darmi qualche opinione sulla facecam, visto che l'ho ingrandito un bordello. Sì lo so, dei capelli di merda, peggioriamoli. E nulla, fatemi sapere se si vede meglio la mia faccia e robe del genere. Comunque nello scorso episodio siamo giunti in questa nuova città di cui ho già rimosso il nome perché non gioco a Insurgents dalla prima guerra mondiale. E nulla, c'è stata un'inondazione, noi dobbiamo fare cose, dobbiamo andare qua. Andiamo qua e dobbiamo tipo sconfiggere il culto, bellissimo. Allora, dobbiamo usare sub. Via, giù, perfetto, intanto vi invito a lasciare un mi piace per sostenere sempre questa serie e... un carvagna. Interessante sta cosa, che bella la team remixata. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo per il Games Week, e nulla, arriverà sicuramente un video a riguardo. Comunque io, provo a fare una cattura perché penso che si possa effettivamente fare una cattura in questa zona. Quindi dai, ti prego! Sto sentendo quanto la mia vita sia un fallimento in questo momento. Sì, se tipo dei crolli di voce è perché al Games Week l'ho effettivamente persa. E quindi se tipo muoio è per quello. Tra l'altro non so l'ora a cui uscirà il video, non so neanche il giorno tecnicamente. Potrebbe uscire oggi, cioè lunedì, come potrebbe uscire martedì. Insomma, sarete voi coloro che decideranno l'orario. Classica frase, Ho preso Wishmur, non so assolutamente come lo chiamo. Merrino, lo chiamo come devo chiamarlo. Whisper Pokémon, Merrino. Ok, perfetto. Che poi potenzialmente questo potrebbe evolversi in un fighissimo Exploud. Però non so se ho voglia. Tipo, ma tipo dove devo andare io? Io vado, cammino, corro. Vai Lapras, sì. Tra l'altro bello essersi trasformati letteralmente di nuovo in un Lapras. Ha tutto senso. Olè. Buonasera. Tra l'altro non so neanche se è valida come cattura. Penso di sì perché credo sia considerata nuova zona. Ah, aspetta, forse devo riemergere. Devo effettivamente riemergere? Cosa devo fare? Non so, devo ballare la samba con i trichechi. Che cazzo devo fare, raga? Allora, proviamo a uscire. Interessante non sapere dove si deve andare. Tu dovresti essere nelle televisioni, figliolo. Allora, vediamo un po' se... tipo... Perché è arrivato il Pokémon di Luke? Perché non mi fai sfuggire? Muori, che ti venga un cancro letteralmente. Muori, mamma, muori, ma levati. Salgo anche a livello 58 così. No, grazie, grazie esistenza. Ok, no, da qua si può risalire, interessante. E Gesù, perché io non so dove devo andare. Forse qua? Avrebbe il suo perché tipo risalire. Oh, questa zona qua mi puzza molto, sinceramente. A parte che raga, quella... ma non mi... ma non è vero, ma io prima potevo salire. Sto cominciando a invocare divinità sconosciute, raga, ve lo giuro, interiormente però... ah, mi fai fuggire? Grazie, grazie. Ok, ce l'ho fatta. Ora la mia domanda è... dove straminchia devo andare? Dove straminchia devo andare? Tu potresti essere forma Lola. Guarda che Carla non riesce a fuggire nemmeno dai lampioni delle strade. Devo perdere i Pokémon contro i selvatici. Devo perdere i Pokémon contro i selvatici. Questo è il mio triste fatto. Allora, torniamo giù con Dive e vediamo un po'. Il da farsi, perché io non so sinceramente. Allora, grotta. Sì, ah, non t'avevo visto te. Ok, perfetto, ce l'ho fatta. A distanza di 4 minuti siamo nella base abissale. Ok, aspetta. No, a parte gli scherzi, mi sa che... allora, a me in teoria hanno dato... qualcosa.
Ok, la Suka Berry, interessante. Io dovrei in teoria avere il DNA. In teoria dovrei avere il DNA di un cultista. Ma come faccio io a His Will? Ah, ok, il testamento di His, interessante. Ok, non so effettivamente come utilizzare il DNA, non me lo ricordo. Quindi fermi, raga, stop un secondo e torno subito. Ma Dio Cristo, è vero, bisogna usare il quartz flute, fermi. Allora, è appunto perché così era tipo quello per chiamare Mew, una roba del genere. No, 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 ora che ce l'ho fatta, grazie. Grazie, ok, ce l'ho fatta, perfetto. Oh, questo qua è un escape rope. Raga, questo episodio inizia di merda, veramente, ma proprio male, 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 male. Ok, fermi. Allora, io non so, devo evitarli i cultisti. Io ti parlo, t'affronto, t'affronto. Ok, perfetto. Non vorrei far durare questo episodio 12 eoni, però grazie a lei, perfetto. Oh, Earthquake, dovresti morirci malissimo. E infatti sto andando in asfissia, raga, perché non avendo voce urlo e urlando perdo fiato. E Eruption, grazie, ok, perfetto, vai. Dovevo chiamarlo Vesuvio sto Pokémon, altro che Max. Cristo, esplode, Dio buono, è fortissimo. No, 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 no. No, no, i teletrasporti! I teletrasporti, Cristo Dio, non sono il ritorno al futuro. Non ci dovrebbero essere i teletrasporti. Violano la legge della fisica. Poi embargo, che cazzo sono io? Cuba! Sono Cuba! Sono Cuba! Hashtag creepycuba nei commenti. Weedle, perfetto, eccolo qua. Il nostro amico. Muori, porca tre. Cazzo mio, se mi avvelena, ti giuro che impazzisco. Allora, spero che la facecam si veda decentemente. Io avrò sempre dei capelli di merda, ma questi sono dettagli. Tu. Così a caso. Con una capigliatura misteriosa, insomma. Molto particolare, Elgia. Ok, per fortuna per il momento, raga, non abbiamo incontrato Pokémon decenti. Tu perché hai resistito così tanto? Vorrei saperlo, ora muori. Grazie, perfetto. Non so perché ha retto così tanto, raga, mistero della fede. Ok, perfetto, che manco Cristo, la Trinità proprio. E poi noi tutti sappiamo l'unica Trinità, a proposito di Trinità. Vai davanti tu, eroe mio. Mamma mia, che potenza quest'uomo. Che due palle però, porca troia. Allora, fammi usare di nuovo il Quartz Flute. Seed Flare, cazzo vuol dire? Ma sto male, che cazzo è sta roba? Ma cos'è? Ok, fermi, sì, ma non so quanto, cioè, esattamente io cosa devo fare? Non lo so. Boh. Noi proviamo un'altra strada. Ma sembra quasi che tipo abbiano tolto l'acqua da queste zone, non so come dirlo. Tipo anche quella di prima c'era tipo un tubo. So che queste spiegazioni, raga, sono molto professionali. Aia, submission, ma non lo manderò mai giù. Infatti. Ok, fermi, devo switchare. A parte che lui in teoria. In teoria dovrebbe ri. E infatti. Ok, perfetto, no. Ho avuto la lucidità, signori, cosa che di solito non succede. Swinub, ok, perfetto. Questo era già pericoloso, raga. Slaking è un Pokémon che non dovete mai sottovalutare perché c'ha quell'abilità lì, però se l'abilità gliela randomizzi, quello ti apre il culo. Water Rocket e via anche Swinub, perfetto, non si pone il problema. Olè. Allora, togliamo un attimo John Frog che hai al 58B è in coma etilico. Quindi via, perfetto. E boh, io prendo teletrasporti a caso, raga, sappiatelo. Oh, è un PC rosa, che cazzo è? Il PC Fashion. Adesso voglio vedere che cazzo è. Però ho come l'impressione che non sia effettivamente un PC. Fammi vedere. Login on. Login successful. Ok, fermi. Rocket. Ah, come password incorrect? Ma dai, aspettate. Aspettate. No, dai, su. Scimmiette. Dai. Raga, non ho parole. Non ho veramente parole. Password incorretta e scimmiette. Io non posso veramente bestemmiare. Di che tipo eri? Eri ghiaccio, vero? Non era ghiaccio. Perché non è ghiaccio? Forse perché solo Gardevoir è ghiaccio? Non lo so. Whirlpool. No, tua sorella Whirlpool. Non ti azzardare che Cristo Dio è una mossa odiosa, Whirlpool. Whirlpool. Provate a dirlo, uno scioglilingua bellissimo. Whirlpool. Ok, allora, fermi, datemi una Super Potion. Una Super Potion. Attenzione, il ritorno delle Super Potion. Non è la prima volta che le chiamo così. Oh, perché?
Fatemi provare a utilizzare Shaymin. Non vorrei che servisse effettivamente lui. Allora, fermi. Quartz Flute. Seed Flare. Non c'entra un cazzo. Perfetto, possiamo andarcene. Forse questa zona qua non c'è ancora prescritta, insomma, ecco. Allora, proviamo di qua, a sto punto io non lo so. Vado un po' a caso. Tu, oh, bellissimo. Non so neanche quanti minuti siamo di registrazione, raga, perché non lo so. Allora, fermi. Iron Head, vediamo di morire gentilmente. Fatemi fare una cosa bellissima. Molto professionale. Ok, ho tirato fuori il programma di registrazione. Slash. Ok, non mi toccare perché altrimenti ti giuro che ti stupro. Ti stupro. Non ti azzardare. Ok, perfetto. Armin sta perdendo leggermente colpi in questo episodio. Oh, svegliati perché altrimenti ti giuro. Io c'ho un Mewtwo nel box. Posso sostituire un po' con quanto stracazzo mi pare. Quindi occhio, raga. Mi raccomando, fate i bravi nel team perché altrimenti io prendo, vi cambio. Cioè, tra l'altro voi nei commenti mi avete detto di metterlo, però per il momento aspetto visto che c'è un team abbastanza buono. Cioè, almeno penso, poi magari adesso li perdo tutti e via. Tu? Un grande macchinario, non l'avrei mai detto, pensavo fosse un furetto. Te lo posso giurare. Allora, fermi, mettiamo Sandra davanti che è ancora a livello 57. Io spero che, tipo, non arrivi un boss ad minchiam che mi sfidi così perché c'ho i Pokémon morti. Cioè, sarebbe veramente da infami, però vabbè, Kirl. C'era la svendita all'Ikea di Kirlia. È il quindicesimo che trovo. In realtà è il secondo, ma questi sono dettagli. Allora, oh, che bello quando le trovi così a ca... Pensavo fosse una super potion. Che poi penso che in inglese effetti... Non ci credo. Ho voglia di piangere in ebraico. Questa cos'è? Ma figa, dove cazzo devo andare, porca troia? Ma è infinito sto posto, ma Gesù Cristo, ma... Avete fatto la moltiplicazione dei pani e dei corridoi? Fatemi capire. Dio buono, è gigantesco? Dove cazzo devo andare io adesso? Che aspetta... Problema risolto, signori! Problema risolto, che bello, vaffanculo, Gesù bambino. Che odio. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Quindi adesso dovrei tornare indietro. Cioè, quindi aspettate, ho sbagliato strada. Allora, sì, ecco, giro tondo attorno al teletrasporto è veramente la cosa più sbagliata da fare. Ecco, mi è morta la voce, perfetto. Grazie, Gainswick! Allora, abissale, cultista, scienziato. Vai, perfetto, sì. Risolto, vai, 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 veloce, veloce come le stelle. Aspetta. No. Mi sono perso. Di nuovo, tra l'altro. Ok, perfetto. Oh, Gesù Cristo, ce l'ho fatta. Ma voi mi dovete sfidare? No, che figo, non mi sfidano. Perfetto, che bella cosa. Allora, fermi, pozione. Questo è un computer? No. Questo è il solito macchinario di merda. Questo cos'è? Nulla. Ah, forse mi date la password. Vediamo. Tu mi sembri molto affidabile, uomo. Oh, Proteus. Ok, perfetto. La password è Proteus. Questa cosa ci sarà molto utile. Allora, torniamo indietro. E, cioè, che poi indietro non so neanche dove, sinceramente. Tipo, era qui? Sì, era qui. Ok, perfetto. Inseriamo la password che è Proteus. Proteus, perfetto. Io ero convinto che fosse Rocket, però, raga, evidentemente non è così. Sta base è infinita, ci metterò 30 anni. Questo video qua non uscirà mai, letteralmente. Allora, vediamo se so il punto. Ok, perfetto, ce l'avevamo fatta. Cos'è sta merda? Ok, Cult Leader Hadri, perfetto. E con questo qua forse possiamo accedere all'altra barriera. Grazie esistenza. Allora, dammi l'abyssal cultist. Ok, perfetto. Così possiamo anche essere fighi e essere inosservati. Ora, penso a sto punto di dover andare di qua. E di qua penso di poter passare grazie al DNA, non del Darkrai cultist, ma di quell'altra. Giusto? Sì, oh cazzo, questo qua è il DNA del boss. Figo, che bella cosa. No, sarebbe stato figo. No, 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 Gesù Cristo, no, no. Non ho curato i Pokémon.
Ti prego, dimmi che mi fai curare prima. Hai mai sentito della calamità di Owen? Sì, purtroppo. 30 anni fa, quando Kyogre è stato evocato dal team Hydro, il tempo è diventato totalmente selvaggio. Non penso che sia selvaggio il termine adatto per il tempo in italiano, ma dettagli. Tonnellate di cose... Tons of things were raised from the depth of the oceans. O the ocean, singolare. Ok, perfetto. Un sacco di cose sono state riportate in superficie dall'oceano. Bottiglie, scarpe, forse qualche gemma e qualche perla. E un raro Pokémon mai visto prima. Uno squid, un polipo che assomigliava molto a Tentacruel. Ma molto, molto, ma con delle statistiche molto più alte. E un'evoluzione. One that only would occur in high water pressure. Un'evoluzione che avviene solo in acque ad alta pressione. Un Pokémon di cui le statistiche si sono rivelate leggendari. E alcune ricerche hanno mostrato che ce ne sono centinaia in più, insomma. Ok, hanno scoperto un nuovo Pokémon. Ok, perfetto. Non sono forti fuori dall'oceano come lo sono al suo interno. Sai perché stavamo cercando Kyogre? È incredibilmente potente e con la sua sfera blu potrebbe diventare uno dei migliori Pokémon del mondo. Ma sai qual è il suo vero talento? Dove si cela il suo vero talento? Kyogre spesso è considerato come la divinità del mare, come un vero e proprio Poseidone. Non è un titolo, non è un titolo d'onore, insomma. Kyogre è il re nella più assoluta, nel più letterale modo di dire, insomma. Non so bene come, ma ha il potere di controllare e comandare le altre creature del mare. Quindi di certo avere Kyogre sarebbe grande, ma avere l'intera armata del mare, delle profondità del mare, e con la sua potenza di leggendario, sarebbe imbattibile, sarebbe una cosa imbattibile. E ora che abbiamo Lugia nella superficie creando tempeste per coprire l'intero mondo, con la superficie totalmente inondata, la mia armata sarà più forte che mai. Kyogre sta lentamente chiamando le mie bestie dall'oceano, addirittura più profondo di quanto noi non siamo adesso. Uno ad uno, le bestie, bestia dopo bestia, il culto abissale sarà sempre più forte. Ok, perfetto. Cioè no, perfetto un cazzo, ci stanno per aprire il culo e mi sta affrontando, io non ho curato i Pokémon. Dio Cristo, Dio Cristo. Tra l'altro penso sia la prima volta che lo affrontiamo. Ok, perfetto. Gumi non dovrebbe... Ok, fermi, ho un'idea. Sfruttiamo Gumi, che non dovrebbe arrecarci troppo danno per curarci i Pokémon. Allora, iniziamo da Armin. Vediamo cosa fa lui. Dragon Pulse, quanto mi fa? Troppo, quindi è meglio che lo mando giù. Dovrei in teoria seccarlo sul posto. Ok, perfetto, uno è andato. Ariados. Ok, mandiamo Max con Eruption, raga. Dovrebbe bastare in teoria. Però io preferisco curarmi. Tra l'altro mi sa che mi serve un po' di allenamento, perché altrimenti mi schiattano letteralmente i Pokémon. Poison Jab non... Grazie Dio. Grazie veramente. Aia, porca troia, che male. Allora, fermi. Dimmi che ho una ricarica totale, tipo da qualche parte. Max Revive. Ecco, utile il Max Revive. Allora, utilizziamo prima un antidoto. Raga, devo curarmi. Cazzo, avrei dovuto curarmi fuori parte. Non mi sono svegliato, purtroppo. E adesso andiamo di Hyper Potion. E poi con Eruption dovremmo seccarlo sul posto. Da lì dovremmo essere circa a posto. Se mi avveleni... Ok, perfetto. Eruption e vai giù. Pin Missile non dovrebbe farmi nulla. Ok, perfetto. Eruption dovrebbe andare giù. Ok, perfetto. Siamo a due, ragazzi. Siamo a due. Stunfisk. Fermi, allora, dovrebbe essere abbastanza buono Kingdra in teoria. Sì, direi di sì. Con Water Rocket dovrebbe mandarlo giù, a meno che non abbia qualche abilità che non... Merda. Merda. Ma di... No! No! Come Muddy Water? No!
Reggi, ok, giù. Reggi, 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 giù. Critical, merda. Cazzo, 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 cazzo. Qua la perdo, mi sa. Fermi, allora, curiamo Armin. Fa Muddy Water, reggi, ok. No, la mia cura, sì. Reggi, 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 sì, sì. Ok, ok, statico, fermo, execute. Cazzo, ho perso due. Allora, Mewtwo entra fisso in team e poi ne scelgo un altro. Moltres, probabilmente, raga. Moltres sicuro, perché ho perso quello di tipo fuoco. Merda. Cazzo, non pensavo di perderli così due. È stata una botta troppo forte. Poi, cazzo, Sidra e Max, che erano forti. Beh, allora, Iron Tail dovrebbe morire, in teoria. Ma vattene a fanculo. Ma vai a cagare, ma... Guarda, guarda raga, sempre verso la fine, porca troia, mi devo far bestemmiare. Non male, mi hai seccato due Pokémon però. È stato imbarazzante, non posso credere di aver perso contro di te. Non ha importanza comunque. Come puoi vedere, I can see the water stirring already. Posso vedere l'acqua scorrere. La mia armata presto si crescerà. E ora Creepy, e ora? Ma che diavolo è stato ciò? E ora? Oddio! Cos'è? Chi sei tu? Come sei arrivato fin qui? Il tuo Alakazam è morto. Sì, è stato sconfitto. Le bacche sono scomparse. Chi sei tu? Aspetta un attimo. A parte che non è un Alakazam, è un Stunfisk, però va bene lo stesso. Non sei l'uomo delle colline di Sonata? Il padre del capo palestra? Suppongo che il tuo trattamento non sia andato poi così bene. Non potresti essere così in errore. Mi sento meglio di mi sento molto meglio di prima. Sono diventato più forte. Ho migliorato la mia energia. E ora voglio che il mondo... No, figa, non anche tu. Non anche lui, raga. Un altro culto? No, non ci credo. Dimentica l'oceano, Audrey. Unisciti a me. E tutto quello che ti chiedo è di riconsegnare quel cristallo. Tutto ciò che mi stai chiedendo è di... Sei impazzito? Vuoi che io rilasci l'unica cosa che mantiene Kyogre in controllo? Non so che cosa ci faccia tu qui, ma faresti meglio a tornare a spostare i tuoi tentacoli. Insomma, porco due, che cazzo stai dicendo? Via da qui. Non sono io che vuole che tu ti unisca a me. Cosa? Di cosa stai parlando? Voglio aiutarti a curare il mondo. Io voglio curare... Io starei registrando, non potete fare casino. Si diceva... I want to help heal the world, you want to rule it. Io voglio curare il mondo, tu lo vuoi distruggere, lo vuoi comandare. I nostri obiettivi sono differenti. Non saresti d'aiuto a me. Avere il Pokéross è stata un'esperienza illuminatrice. Le cose mi sono state rivelate. Ricordi le cose che sono state soppresse? A cosa vuoi arrivare? Ad esempio, la memoria di una madre che ha abbandonato suo figlio. O essere cresciuto da qualcuno perché la propria madre ha scelto un Pokémon al suo posto. Anche dopo aver ricordato tutto ciò, Damian voleva che tu fossi curata? Damian, vuoi dire... Ah. Ok, fermi. Damian è il figlio del cultista abissale. Ma lui cosa c'entra? Aspetta! Damian era stato rapito da lui. Ma lui non conosce Damian. Ma Damian è il figlio suo. Ok, che cosa vi è successo? Io vi ho lasciati. Questa è solo colpa mia. Puoi prenderlo con te. Questo è ciò che lui vuole. Dagli il cristallo. Ma perché vorrebbe volerlo? Il cristallo è l'energia dei Pokémon. È la fonte di energia dei Pokémon. E noi siamo...
Noi siamo Pokémon. Siamo molto più Pokémon che umani in questo momento. Lei non te lo darà. Prenditelo, Damian. Cosa? No! Questa è l'unica cosa che. Fanculo il tuo piano, figliola. Kyogre! No! Torna indietro, non ti muovere! Mi state dicendo che l'ha uccisa? Hai fatto la cosa giusta, Damian. Everyone thought you were going to snap, but you are going to help me heal the world. Mi aiuterai a rendere il mondo un posto più sano. Tu sarai il mio eroe, Damian. Tutti ti guarderanno e non dal basso, not down. Ok, perfetto. Tutti guarderanno a te e non guarderanno in basso. Andiamo. Il popolo deve essere salvato. Quindi Kyogre l'ha uccisa, giusto? È terrificante. Beh, è normale in realtà, ma comunque lo è. È seriamente incredibile, Creepy. Hai appena battuto un leader di un culto e hai letteralmente sciolto il suo culto per l'appunto. Che bella ripetizione, raga, non so tradurre. Sei la prima persona da quando il primo Augur ce l'ha fatta. Ho saputo del tuo amico. If whatever's affecting Mald is affecting him too, then I promise we'll find a way to help him. Troveremo un modo per aiutare sia Malde che il tuo amico. Ho fatto delle ricerche secondo il Pokeras. Ho detto a Nora di tutto ciò e stiamo lavorando per trovare una soluzione assieme. So che voi siete preoccupati riguardo al vostro amico. Le decisioni che sta prendendo non sono loro, è il virus che parla. Non fare niente di avventato, ok? Ti lascio qui. Ho una palestra da da controllare, insomma. Che cazzo è questo? Ah, cazzo, aspetta, questa è la maschera di Giratina. Sarà il culto di. Un altro. Basta! C'ho le palle piene di latte di unicorno. Ok. I cristalli ci torneranno indietro. Ok, perfetto. A quanto pare lui stava letteralmente immaginando la morte di quel cultista. Ok, noi siamo nella città di prima, giusto? Quindi, in teoria. Ah no, siamo a Sonata City. Ok, perfetto. Quindi adesso io, in teoria, prendendo il bus, potrei volare. Cioè, volare, sì. Perfetto, raga. Harry Potter! No, allora, andiamo a. Qua. Dove, in teoria, dovremmo anche affrontare la palestra nel prossimo episodio. Però, ragazzi, dovrò anche allenare i Pokémon. L'episodio è venuto lunghissimo, io comunque spero che vi sia piaciuto ragazzi, direi di depositare i nostri Pokémon morti e di andarci a prendere subito Mewtwo e Moltres, visto che comunque ragazzi sono due Pokémon leggendari che ci torneranno davvero utili. Il death count sale penso a 12, sì, decisamente a 12. E nulla ragazzi, io spero per l'appunto che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando premete la campanella e ragazzi passate dai social per rimanere sempre aggiornati e per avere contenuti esclusivi che arriveranno in futuro. Detto ciò ragazzi direi che noi ci possiamo beccare in un prossimo video.